compagnia del primo cittadino di San Vincenzo della Costa, che subisce ovviamente anche le cause di un territorio che negli ultimi 20 anni è stato del tutto abbandonato. Oggi le piaghe inferte dal clima, quindi dal giro e pluvio, si evidenziano in tutta la loro devastazione. Come intende cercare? Siamo di fronte a una calamità naturale? Sì, questo è vero, che il tempo purtroppo è stato inclemente in questo periodo. Devo dire che il nostro territorio è considerato il dissesto idrogeologico che persiste, che conosciamo come territorio da molto tempo. Ha una sua vocazione, sì, ha una natura idrogeologicamente instabile. Infatti, non a caso, qualche giorno fa alla provincia abbiamo firmato un protocollo d'intesa con il CNR, che sta Centro Nazionale delle Ricerche, sta redigendo un progetto per monitorare tutto questo territorio, che purtroppo è uno dei più pericolosi d'Italia, per quanto mi hanno detto i tecnici stessi, che va da San Vile fino a San Marco. Una faglia. Esiste una faglia di grande pericolo, non solo idrogeologico. Il problema è che è una faglia di enorme. Anche una faglia tettonica, certo. È profonda circa 1 chilometro e larga circa 500 metri, più o meno queste sono le misure. E quindi se piove come è capitato in questo periodo, purtroppo il nostro territorio è soggetto a questi smottamenti dei terreni. E San Vincenzo è nel centro, di questo, di questa faglia, sia a monte che a valle, quindi viviamo su un territorio che possiamo definire ballerino sotto questo aspetto. Loro stanno redigendo questo progetto per monitorare, come dicevo, tutto il territorio, per quantomeno dal punto di vista della salvaguardia delle persone. Ecco, non sarebbe anche il caso di cominciare ad avviare delle opere di canalizzazione delle acque meteoriche? Esatto. E di fermare un po' questo disboscamento che fa sì che le acque ruscellino in modo... Purtroppo viviamo in un periodo in cui il territorio è stato abbandonato. Usiamo in mano anche ai disboscatori, se vogliamo, hanno fatto strage a se stesso, e la natura purtroppo poi si vendica se noi non provvediamo. Io ho in mente innanzitutto di ripristinare tutto quello che è possibile ripristinare per quanto riguarda la canalizzazione delle acque, perché molti dei danni che si verificano sono dovuti all'acqua. Certamente. Se non si regimano le acque in un certo modo, purtroppo il nostro territorio è soggetto a queste situazioni. Poi ci troviamo nell'emergenza e poi ce le lamentiamo. Purtroppo anche la colpa non è soltanto del territorio, ma è anche nostra, perché... Certo, i suoi predecessori non è che si siano adoperati molto per far sì che questo territorio venisse risanato. Purtroppo è vero anche questo. Io ripristinare tutto quanto è possibile e diventa difficile, soprattutto cercando di far ragionare i cittadini. I proprietari dei terreni devono convincersi soprattutto che è un bene loro salvaguardare il territorio, altrimenti poi ci andiamo di mezzo tutti quanti. Quindi operare una bonifica anche nei vari appezzamenti, dove tutti quanti incanalare le acque, non lasciare a se stessa l'acqua, perché poi fa i danni. Il fuoco si può spegnere con l'acqua, l'acqua non si può fermare. Questo è un vecchio detto. Quindi sinergia con i proprietari dei fondi. Sinergia con i proprietari dei fondi. Il comune cercherà con tutti i mezzi possibili, come stiamo cercando di fare, di ripristinare quanto è possibile tutti i canali di irrigazione, di acqua, piovane, in modo da cercare quantomeno di attenuare. Poi se si verificano le calamità, come purtroppo si sono verificate, ci possiamo fare poco o niente. In quanto tempo pensate di rimettere in sesto la viabilità? Questo è un grosso problema. Devo dire, per quanto riguarda la provincia, siamo a buon punto, nel senso che io sin dal mio insediamento, cioè 1 anno e mezzo fa, avevo aperto un discorso con la provincia, un discorso abbastanza serio, e per questo ho trovato gli interlocutori seri, che abbiamo cercato di coordinare gli interventi.
erano previsti alcuni interventi, per esempio nella frana di qua allo svincolo, che io ho fermato, e poi ci siamo messi a tavolini con i tecnici e gli assessori della provincia, e devo dire che tutto sommato siamo arrivati a una determinazione. Purtroppo gli eventi ci hanno anticipato, perché la provincia aveva previsto già un intervento su questa zona. Poi ci siamo fermati perché abbiamo incontrato la difficoltà per il ponte, in cui avevamo invertito gli interventi, fare prima il ponte e poi lo svincolo. Purtroppo si è verificato quello che si è verificato, e allora stiamo concordando le cose. Erano previste delle somme che la provincia ha addirittura per quest'anno raddoppiato. Infatti stanno facendo già i sondaggi per mettere in piedi un progetto di bonificare tutta quella zona. La provincia è consapevole che dopo Cavallerizzo, San Vincenzo adesso è il comune più colpito? No, la provincia è consapevole, infatti è stata la promotrice del progetto, che le dicevo, con il CNR, e noi siamo inseriti in questo progetto. Ma a prescindere da questo, la provincia già con fondi propri e indipendentemente dal progetto interverrà sicuramente praticamente nel nostro territorio per questi primi interventi. Sono già stati inseriti in un progetto di 2 milioni di euro, cosa che di pronto impiego sì, che possiamo utilizzare quasi immediatamente. Appena avremo i risultati ci sono adesso indagini geologiche, appena avremo i risultati sarà fatto un carotaggio. Sì, no, in questo momento stanno facendo dei seguenti lavori di questo carotaggio. Appena avremo i risultati partiremo con un progetto. L'ufficio tecnico, geologi esterni? I geologi sono esterni, però la provincia il progetto lo redigerà con i